words that scream for your submission. No one jamming that transmission. When that eloquence escapes you, City Planet, la radio la fai tu. Spot. May 2010, 14ª edizione del Meeting degli Indipendenti, il più grande raduno della nuova scena indipendente italiana. Etichette, concerti, videoclip, strumenti musicali, convegni, DJ set, poesia, danza, fumetto, libri, radio, TV, discografici, giornalisti. Tutto il programma su mayweb.it. 26, 27 e 28 novembre a Faenza. Il sito ufficiale della manifestazione è su mayweb.it. May è anche su Facebook e MySpace. Il cappellaio matto. Finalmente anche nel Sannio un vero pub in stile British. Al cappellaio matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Slalom, Newcastle. Il cappellaio matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il cappellaio matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. Obiettivi chiari e orizzonti ben definiti? Ottica Moda Sole, ad esempio. Per chi vuol vedere bene, a Benevento, Ottica Moda Sole di Gianni Balistrieri. Occhiali da vista e da sole, lenti a contatto da vista ed estetiche, contattologia. Ottica Moda Sole, il carattere delle grandi marche, la professionalità e l'esperienza di chi ti consiglia solo il meglio. Ottica Moda Sole di Gianni Balistrieri, sguardi di bellezza. Ottica Moda Sole è in via Bartolomeo Camerario 22 24 26 a Benevento. Infoline 0822 4-19-00-681. Caputalbus si è preso una cotta per te. Innamorati di Lunis. Caputalbus, semplicemente buono. Una lavorazione antica per un prodotto attuale. Caputalbus produce falanghina di Essire, Aglianico Quercus Domina e il Lunis. Caputalbus è in via Piana a Ponte, Benevento. Telefono 0824-876446. www.caputalbus.it. Ogni evento diventa magico con Orzelleca Premiazioni. A Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Da Orzelleca Premiazioni, trofei, coppe, targhe, insegne, bandiere, cadeau, medaglie, pergamene, gagliardetti, segnaletica e souvenir. Orzelleca Premiazioni è anche bomboniere, regali e riproduzione di antiquariato. Con Orzelleca Premiazioni rimetti a nuovo la tua targa in ottone con 10 euro in sole 24 ore. Orzelleca Premiazioni a Benevento in via Torre della Catena 1721 e in via delle Puglie 15. Telefono 0824 21 53 5. www.orzelleca.it. A questo punto ci vorrebbe la frequenza giusta. Ah, la musica più bella.
l'allegria e la simpatia. Perfetto, è lei, Radio Città, tutto in una radio. Buonasera dalla redazione, in studio Massimo Durante. La Commissione europea ha invitato il governo italiano ad attuare, per non incorrere in sanzioni finanziarie, un nuovo piano di trattamento dei rifiuti nella regione di Napoli, le cui strade continuano ad essere invase dalla spazzatura. Per evitare ammende è imperativo che le autorità italiane adottino d'urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti, che sia conforme agli obblighi europei e garantisca uno smistamento selettivo in tutta la regione della Campania. Lo ha detto il commissario incaricato dell'ambiente, Janez Potocnik. Ed ora la cronaca. Proseguono le proteste contro il decreto Gelmini. I ricercatori delle università milanesi Statale, Politecnico e Bicocca hanno annunciato l'intenzione di interrompere momentaneamente la protesta iniziata ieri sulla terrazza che sovrasta l'ingresso della facoltà di fisica ed hanno annunciato una manifestazione per il pomeriggio di lunedì prossimo nel centro di Milano. Passiamo ora alla politica. Non avrebbe fatto nomi, ma conversando con i ministri alla riunione dell'esecutivo, il premier Berlusconi avrebbe ribadito la sua convinzione che il 14 dicembre il governo avrà la fiducia della Camera, perché avrebbe spiegato ci sono dei contatti in corso tra PDL e Future Libertà. Il Cavaliere si sarebbe detto ottimista poi sul fatto che molti finiani potrebbero sostenere il governo o al massimo non votare. Il Consiglio dei Ministri ha fatto oggi, condividendolo all'unanimità, quel passo che la Conferenza delle Regioni aveva ritenuto indispensabile per affrontare in modo corretto la questione dell'emergenza rifiuti in Campania, ovvero ha rivolto un pressante invito a tutte le regioni perché offrano il proprio contributo alla soluzione dell'emergenza rifiuti. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni Vasco Errani, commentando l'esito del Consiglio dei Ministri. Ci saranno soprattutto dossier economici e di politica regionale fra gli argomenti nell'agenda del ministro degli Esteri Frattini in missione nel Golfo da domenica prossima sino al 5 dicembre. L'intenso tour diplomatico prevede tappe a Doha in Qatar, oltre ad Abu Dhabi e Dubai. Sempre Frattini poi ha osservato come l'Italia sia assolutamente a posto per quanto riguarda i conti pubblici e le prospettive di stabilità. Chiudiamo il nostro giornale con una notizia di musica. I Black Eyed Peas sono stati scelti per cantare durante il prossimo Super Bowl il 6 febbraio 2011. Lo ha reso noto il Dallas Morning News. Il gruppo pop si esibirà alla fine del primo tempo al Cowboys Stadium nel nord del Texas. Per questa sera è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Sono le 19:06 minuti ed RCP continua. Radio City Planet. Radio City Planet. Radio City Planet. Continua, continua, continua. Radio City Planet. Radio City Planet. Radio City Planet. Parliamo un po' di Sud, perché oggi il nostro governo ha emanato le deleghe antimafia. Sono stati delegati Maroni e Alfano. Cioè, per farvi capire più o meno il mio stato d'animo a questa comunicazione, è più o meno come se affidassi mia figlia vergine prima del matrimonio a Cicciolina. È più o meno lo stesso principio, secondo me, no? Insomma, se, vabbè. Ascoltiamo Tempi Moderni a proposito di ministri e cose del genere. Loro sono i De Ministro e loro è un concept proprio sul governo, sull'Italia, sui ministri e su un sacco di magagne. E il loro brano che abbiamo scelto si chiama proprio Tempi Moderni. Gran bella nazione, tanti tradizione, ma in fondo sto scarpone inizia un po' a puzzar. Puzza di spazzatura, di falsa volontà, strategie premeditate, accordi vari e chiacchierate con davanti un buon caffè. Guardando un po' più al centro troviamo un Parlamento. Sembra quasi che il fetore qui stia per diminuire, ma è soltanto un'impressione, qui si sente una gran puzza di guai. Si possono toccare tutti sti guai, chissà magari è meglio il nord. Certo il tanfo è sopportabile, apparentemente impercettibile, ma con sgomento ed incredulità si intuisce che il marciume è pure qua. Voglio andare a vivere in Italia. Verine, cronisti, statisti, ducati, corrente scappate, ci sono gli immigrati, han fatto un comitato per perseguitarlo. Dica dottore, sarà tanto grave, sta messa male sta povera nazione e non c'è soluzione. Terra di mare, spaghetti, baffineri, mandolini e disinformazione, i cervelli fuggono e le immagini ci distraggono mentre c'è
c'è chi stringe al collo il cappio cultural. Non l'avesse capito, loro vengono dalla Sicilia, sono i De Ministro, abbiamo ascoltato Tempi Moderni, che è il brano che dà anche il nome al loro nuovo disco. Prossimamente li ospiteremo qui a Radio Città, ma oggi concentriamoci sugli ospiti di stasera. Venerdì 26 novembre 2010 a Radio City Planet rinnovo il buonasera a Johnny Gray and Mirrors, che sono qui. Ciao, hola, ragazzi. Hola. Ciao. 3 su 5 è un buon inizio. Allora, innanzitutto concentriamoci e parliamo un po' di questo interessante vostro EP, no? 4 tracce che sono nate, se non sbaglio, neanche da un mese, giusto? Pubblicate sì, realmente sì, sì. Poco più di un mese fa, il 5 novembre. E tra l'altro c'è stata anche una bella presentazione con un live al Morgana, come dicevo poc'anzi, ricco non solo di strumenti ma anche di un ottimo approccio, di un'ottima attitudine dal vivo dei Johnny Gray. Iniziamo proprio dal nome, no? Johnny Gray and the Mirrors, come è nata la band? Vabbè, il nome è stata un'idea che nasce, cioè legata al romanzo di Oscar Wilde, di Dorian Gray. Il ritratto di Dorian Gray. Sì, abbiamo idealizzato questa fantomatica figura di Johnny Gray, che sarebbe un fantomatico cugino di Dorian Gray. Certo. E noi eravamo i suoi specchi. Un parente campano, diciamo. Esatto. E quindi riflettere questa bellezza attraverso la musica. Ovviamente. Poi. Tra l'altro lo dico, e così vi chiamerò stasera, i Johnny Gray and the Mirrors sono Johnny M, Johnny C, Johnny J, Johnny Third, Johnny Z e Ginny Ginny, che non abbiamo in studio, purtroppo, perché è un po' influenzata. Tra l'altro, insomma, c'è anche la componente rosa nel gruppo, che poi la nostra Cecilia, che saluto e che è già stata qui in altri vesti. Sì, vabbè, sì, lasciamo perdere. Allora, 4 tracce, come dicevo, molto interessanti, che ondeggiano tra rock and roll, new rock, anche un po' di sana new wave e anche con uno spirito a volte dark, non so se sia voluto o meno. No, ci sono dei lati oscuri, diciamo. Che non fanno mai male. Purtroppo. Disco nato in terra sannita, come dicevo, oltre che perché voi siete di territorio sannita, è stato anche registrato presso la Grande Mago Music Farm, degli amici. Salutiamo Boschetto Pasqualone, il Falbo e il Giulio Cestrone, tutti quelli che hanno lavorato intorno a questo disco. Ma com'è fare un disco oggi? Sicuramente, ricollegandoci al discorso di prima, è probabilmente più semplice per i mezzi logistici e per appunto le possibilità di creare uno studio anche con un budget limitato. E penso che fare un disco oggi è una cosa rischiosa, perché insomma fare qualcosa che abbia veramente un valore artistico non è una cosa semplice. Si sentono tante cose che suonano e risuonano che non vanno. Come qualche altra cosa, ed è difficile uscire dagli schemi. Il cadere sempre nel già sentito è comune oggi. Per noi sin dall'inizio, insomma, è stata una prerogativa quella di essere liberi nella composizione e fare veramente quello che sentivamo. Non ci siamo mai sentiti legati né a uno stile né al dover fare una cosa per in un certo modo. Cioè, per avere un determinato risultato, e alla fine penso che sia sempre una cosa fantastica. Certo. Il problema comunque oggi è fare veramente un qualcosa di creativo, Certo. Che sia comunque arte, che come no, esprimi tu, insomma. Beh, anche perché si è detto un po' di tutto, diciamo, nella musica. Detto di tutto, ma penso che oggi poi, tra l'altro, anzi, ci sono tante cose da dire, cioè, ma veramente tante, e uno deve saper leggere e trascrivere, come trasporre. No. Certo. Quello là che lo circonda, insomma, deve essere soltanto un tramite. Come dicevamo anche prima, oggi è pure facile fare un disco di contestazione, prendersela col governo o cavoli vari. Voi invece non ve la prendete con nessuno. Ci sono brani che parlano d'amore, come parlano, penso, di storie vostre, no? Di gran fatti vostri. Vabbè, insomma, il tutto è legato
ha una dimensione fra virgolette onirica, cioè tutti i testi si parla un po' d'amore, un po' di morte, un po' di diciamo vicissitudini quotidiane, ma di pensieri che vanno anche oltre il quotidiano, certo. Che a lungo raggio insomma cercano di guardare al presente e al futuro soprattutto. Ma pure perché oggi scrivere un testo e parlare di politica è diventata una normale quotidianità, ordine, diciamo, certo. Lo fanno un po' tutti. No, ma non perché sia una cosa sbagliata, no. Però, certo, però l'arte insomma, della musica insomma deve esprimere un po' tutto, probabilmente racchiudersi nel parlare solo di quello dovrebbero farlo un po' meglio i giornalisti forse. Sono d'accordo, cioè. O quantomeno lasciare anche un po' a loro, come dire, il primato del raccontare i fatti che avvengono in questo paese. Allora, noi iniziamo con ascoltare subito due pezzi di fila. Fantastico. Dal vostro EP, così senza tutti d'un fiato, e poi magari mi raccontate anche un po' come nasce veramente una canzone di Johnny Gray and the Mirrors, no? Cioè proprio come parte dal riff di chitarra, dal giro di basso, quel che sia, tra un po' me lo raccontate bene. Iniziamo con Making Love, che poi è anche il brano che apre l'EP, e a seguire anche preferite in italiano, ok? Sì. E poi torniamo ovviamente con Johnny Gray and the Mirrors, ai quali potete anche voi fare domande se volete, i contatti li conoscete bene, dopo vi ricordiamo ancora. Prima musica e poi torna Radio City Planet. I wanna love you by the telephone. I wanna love you like the TV shows. I wanna love you 'cause you seem so lonely. Come on. La radio la fai tu. Sponsor. Le ultime novità dal mondo della moda le trovi solo da Monica Outlet. In via Aldo Moro 78 a San Giorgio del Sannio, Benevento. Monica Outlet è abbigliamento, calzature e accessori moda per uomo, donna e bambino con marchi prestigiosi come Eleonora Amadei, Rucoline, Baci e Abbracci, Paciotti, Alviero Martini, Pinco e tanti altri. Monica Outlet è moda delle grandi firme direttamente da Milano e ti aspetta in via Aldo Moro 78 a San Giorgio del Sannio, Benevento. Info 0824 33 75 60. Sponsor. Il cappellaio matto.
finalmente anche nel Sannio un vero pub in stile British. Al Cappellaio Matto, piatti tipici fra cui l'inimitabile cotechino affumicato e una scelta di birre esclusive come McEvans, Beamish, Salom, Newcastle. Il Cappellaio Matto è live music e ogni giovedì karaoke. Il Cappellaio Matto ti aspetta in via Appia 1 a Calvi Benevento. Info 349 28 69 428. Chiuso il lunedì. Sponsor Computers World, tutto il mondo dell'informatica. A Benevento in corso Dante 27. Assistenza e vendita di PC, portatili, accessori, hardware e software. Computers World e anche telefoni cellulari dual SIM, cartucce, toner e fogli per tutte le stampanti. Realizzazione di siti web e installazione di reti informatiche domestiche e aziendali. Computers World è l'unico rivenditore ufficiale del Sannio 2AD Point e ti aspetta in corso Dante 27 a Benevento. Info 0824 21236. Computers-world.it. Solo da Computers World. Telefoni cellulari dual SIM a partire da 49 euro. Lettore MP3 da 4 giga a 15 euro. CD a partire da 15 centesimi. DVD a partire da 18 centesimi. Auricolari Bluetooth a 10 euro. Richiedi la tua canzone preferita a Radio City Planet. Per i tuoi SMS 329-2171-661. We'll be right back.
chiama AAA ed è il pezzo che più mi ha colpito, quello che più mi è piaciuto, ma parlo per me, da Anyway Anywhere, il nuovo EP di Johnny Gray and the Mirrors. Diciamo come se Dorian Gray, nudo davanti a uno specchio, imbracciasse una chitarra, ecco, mettiamola così. Non immagino non male. Sì, potrebbe anche un po' rendere l'idea, diciamo un Dorian Gray anche un bel po' incazzato. Ha nel sangue il rock and roll. Come no, penso che sia uno dei personaggi della letteratura rock and roll prima che nascesse il rock. Bravo, infatti. O comunque uno che molto si avvicina a quel concetto lì, anche per il modo che ha avuto di vivere, anche se comunque resta un personaggio di fantasia, anche abbastanza onirico, direi, no? Assolutamente, però è una filosofia di vita. Come no, come no. Allora, come ho anticipato prima, sono curioso di sapere come nasce una canzone dei Johnny Gray. Insomma, ci sono varie dinamiche, non nascono sempre nello stesso modo, diciamo. Ci sono alcuni pezzi che sono nati veramente, non dico completi, ma quasi, cioè con tutta la loro struttura. Che bisognava solo registrare. Esatto, bisognava solo suonarli. E altri invece che hanno avuto magari una gestazione un poco più complessa, che si è partiti da un'idea, cioè alcune frasi insomma fondamentali del testo, e poi si sono articolati e sono diventati quello che sono. Non c'è una linea base per la creazione dei pezzi. Sono così, come queste due cose, c'è anche alcuni che proprio suonando così sono venuti fuori in maniera, diciamo, istintiva, cioè trovandoci nella sala si parte da, fra virgolette, un giro e poi si crea un pezzo. Certo, vabbè, per la sostanza che nessuno nasce mai già con la musica, come dire, composta nelle orecchie o nella mente. Quasi. Partiamo anche dal presupposto che ognuno ha i suoi ascolti. Penso sia anche motivo di dialogo il fatto che voi sicuramente avrete, come dire, degli ascolti abbastanza diversi tra di voi, no? Cioè magari ognuno sente una cosa, non lo so. Ma diciamo che condividiamo anche molti gli ascolti. Quando uno di noi scopre, diciamo, un gruppo o qualcosa, porta sempre all'altro un po' di materiale da scoprire. Poi ricerchiamo molto alla fine, cioè ci piace ascoltare un po' tutto, non siamo rinchiusi nell'ascolto di un genere piuttosto che insomma di una cultura musicale. Cioè non c'è, personalmente, no, veramente non c'è un limite, ecco. Sì, ascolto qualsiasi cosa che trovo interessante o semplicemente fatta bene. Che sia rock and roll. No, vabbè, ma per dire, anche la musica classica a volte. Come no? Cavolo. Fa molto bene. Beh, dicevamo prima che non è limitato al discorso dell'EP il lavoro di Johnny Gray and the Mirrors. So che avete già un botto di pezzi già pronti. Sì, ne abbiamo davvero tanti. Nuovi. Abbiamo scelto di metterne solo 4, perché comunque era il nostro primo lavoro in studio ed era una cosa che serviva, insomma, per lanciarci, una sorta di bigliettino da visita da presentare, la ricerca di un'etichetta fondamentalmente. Come no? Che comunque è completamente autoprodotto. E volevamo racchiudere un po', insomma, i pezzi che più rappresentavano la nostra sensazione, che fosse un po' il vostro DNA musicale, no? Esatto, cioè, esatto. Perciò abbiamo preso dei pezzi anche, diciamo, un po' diversi fra loro, però che hanno assolutamente sono conseguenzialmente logici. Certo. E diciamo, se c'è un filo conduttore che unisce queste 4 canzoni, qual è? Non saprei dirti con un aggettivo, un termine. Cioè, è rock and roll, penso, puro, nudo e crudo, che però al suo interno racchiude tante sensazioni, come dicevamo prima, cioè, ci sono tutta una serie di sfaccettature al suo interno che possono richiamare a tante cose, certo, del passato e possibilmente proiettarne nel futuro. Speriamo, come no, è ovvio, uno che non è che fa i dischi per restare nel passato, assolutamente lo fa, no, insomma, per avere anche un avvenire musicale. No, ma è una ricerca, appunto, poi per dire quello che è giusto dire oggi. Certo. Ma dimmi un po', anzi ditemi un po', come va la situazione live di Johnny Gray? Potete anche già dare qualche prossima data di concerti? No, perché siamo fermi in questo momento. Abbiamo fatto insomma un paio di date a Roma e più il Morgana, prima del disco e poi quella là del Morgana. E ora siamo fermi perché stiamo architettando una cosa di non posso dire niente. Meglio che non dici niente, così stiamo lavorando, penso che con l'anno nuovo ricominceremo bene. A
insomma i live. Allora, con la cosa nuova che state architettando, avremo l'opportunità di riavervi qui magari anche magari, per un bel live, perché magari, no? Magari. In conclusione, dov'è che i nostri ascoltatori possono, ovviamente, se vogliono, reperire Anyway Anywhere? Sul nostro MySpace, myspace.com/johnnygrayandmirrors. Semplice, semplicissimo. Poi, insomma, pure se mandate una mail a Radio Città vi mettiamolo in contatto. Assolutamente, oppure themirrors@hotmail.it. Benissimo. E possono parlare direttamente con noi e glielo spediamo a casa se voglio. Più che volentieri. Assolutamente. Beh, grazie ragazzi, noi vi salutiamo ascoltando l'altra parte di questo EP, che è Sei Vere Stormy Day di Fila, e insomma ci ritroviamo presto. Grazie okay, mille, complimenti. Grazie a te Mario e saluto. Ciao. A presto con ciao i Johnny Grand Mirrors, complimenti a loro, ascoltiamo Sei Vere a seguire Stormy Day e poi torniamo dopo le pubblicità qui in Radio City Planet. A proposito, devo salutare Giovanni Fiengo che gradisce eppure assai la musica dei Johnny Gray, ce lo fa sapere tramite Facebook. We'll be right back.
Planet. La radio la fai tu. We'll be right back.
Radio City Planet, la radio la fai tu. Spot. Irma Records presenta Aaron Tesser e il suo nuovo album. Figli delle stelle. Eli Bruna rivisita i grandi successi in versione lounge. This is the rhythm of the night. Papik e il suo inconfondibile sound. Le nuove tendenze del new jazz sono in tutti i negozi di dischi e sui migliori store digitali. May 2010, quattordicesima edizione del Meeting degli Indipendenti, il più grande raduno della nuova scena indipendente italiana. Etichette, concerti, videoclip, strumenti musicali, convegni, DJ set, poesia, danza, fumetto, libri, radio, TV, discografici, giornalisti. Tutto il programma su mayweb.it. 26, 27 e 28 novembre a Faenza. Il sito ufficiale della manifestazione è su mayweb.it. May è anche su Facebook e MySpace. Ragazzi, svegliatevi, dobbiamo andare in onda. Sì, sì. Ciao. Bene. Ogni giovedì, dalle 21.10 su Radio Città, Video Ring, settimanale sul cinema con approfondimenti, news e interviste esclusive. Per me è una cagata pazzesca! Plurimarche Tomaselli Motors e auto nuove usate fuorestrada di tutte le marche a prezzi super convenienti. È un'attrezzata officina meccanica computerizzata Bosch Car Service e tagliandi in garanzia e post garanzia a prezzi scontati per tutte le auto nuove di qualsiasi marca e modello come Audi, Volkswagen, BMW, Mercedes. E la garanzia non decade come afferma la normativa Monti. È convenienza e professionalità per impianti elettronici, satellitari e climatizzati. Plurimarche Tomaselli Motors, Viale Principe di Napoli 5153 Benevento. Telefono 0824 50 444. Messaggio rivolto ai commercianti e agli operatori del mercato. La pubblicità locale è una insostituibile fonte informativa che il consumatore ha per scegliere i luoghi dove si compra bene e a prezzi anticrisi. Sono gli ascoltatori delle radio locali i più affezionati clienti del mercato della tua città. Per vincere la crisi delle vendite, non affidarti agli stregoni della pubblicità e delle varie indagini d'ascolto. Scegli la tua radio locale. Sei sintonizzato su una delle emittenti più ascoltate del tuo territorio. Messaggio certificato dall'AREA, Radio Televisioni Europee Associate. Dal 26 al 28 novembre il Centro Storico di Benevento ospita la sesta edizione di Bentorrone, 3 giorni dedicati al dolce tipico del Sannio Beneventano. Percorsi gastronomici, degustazioni guidate, laboratori dal vivo di Torrone, mostre e spettacoli unici, il tutto in una festosa atmosfera natalizia. Bentorrone è un'iniziativa della Camera di Commercio di Benevento, dell'Assessorato Provinciale alle Politiche per l'Agricoltura e i Sistemi Produttivi e dell'Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Benevento. Per info e programma www.bentorrone.bn.it. Sono le 19.45 minuti, mentre gli animi si scaldano parlando di calcio, RCP continua. Hai ragione, basta parlare di calcio. Radio City Planet. Parliamo di grandi uomini, è nata Penelope, la figlia di Gianna Nannini. Si ci chiede chi sia la madre. Ma dai, bruttissima questa battuta. Chi è Chuck Norris il padre? Auguri a Gianna Nannini, che ascoltiamo con un pezzo anche abbastanza lungimirante che scrisse qualche anno fa, che si chiama I Maschi. Tu, quell'espressione malinconica e quel sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Della notte quasi amore.
saprai di più. Quando fa sera, il cuore si scatena. Mi va sulle scale, poi te lo darò quello che sento. Parlami ancora un po'. I maschi innamorati dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Avete ascoltato Gianna Danini a Radio Città con i Maschi, bentornati in diretta, mancano 10 minuti alle 20 e noi siamo pronti per l'almanacco di oggi, però prima direi di ricordare un po' di contatti per mettervi appunto in contatto con noi, richiedere musica e vincere anche oggi questo CD di Aaron Tesser che accompagnerà il mio parlare fino alle 20.40, anzi il nostro parlare, cioè tra i candidati c'è Zio Umbi che, se stando così le cose, potrebbe vincerlo lui per un bel messaggio che dopo vi rileggeremo. Allora, okay, scrivete pure, richiedete musica, dite la vostra sugli argomenti che tratteremo e soprattutto cercate di vincere sto disco, basta chiamare. Esatto, gli sms sempre al 329-2171-661, dal sito radiocitta.net, su Facebook, oppure telefonate, venite in diretta 0824-313673. Esatto, l'almanacco di oggi, per saperne di più sul Dio di Erno. L'almanacco di oggi, venerdì 26 novembre, oggi ricorre Leonardo da Porto Maurizio. Prega per noi. Il sole è sorto alle 7.11 minuti ed è tramontato alle 16.43, la luna è calante, si leva alle 21.32 e tramonta alle 11.08 minuti. Oggi accade, nel 1789 negli Stati Uniti viene festeggiata per la prima volta la festa del ringraziamento istituita da George Washington. Nel 1922 fu scoperta la tomba del faraone Tutankhamon in Egitto. Nel 1949 ci fu l'adozione della nuova Costituzione Repubblicana in India nell'ambito del Commonwealth britannico. Nel 1975 la nuova legge per la regolamentazione dei trapianti d'organi viene approvata a Montecitorio. Nel 2003... Ah, che bei tempi quando si facevano le leggi, eh? Nel 2003 ci fu l'ultimo volo di un Concorde. Ah, che è questo aereo velocissimo francese. Esatto. E per curiosità importanti... Mach 5, mi pare, una cosa... cioè, non mi ricordo, una cosa proprio esagerata. Non sono esperta di aereo. Sì. Nel 1919 Ernest Rutherford compie la prima trasmutazione artificiale. Che ce sarebbe? Cioè, proprio di ignoranza latente oggi. Ma tra guarda, queste mura, anche a me non so cosa sia la trasmutazione artificiale. Dopo ci diamo fiducia. E per concludere, vabbè, prima i compleanni, scusate, lustri importanti, compleanni. Esatto, auguri ad Aldo Biscardi, a Tina Turner e Natasha Bedingfield, bravissimo cantante. Grazie. Britannica. E per concludere, il proverbio del giorno: chi domanda ciò che non dovrebbe ode quel che non vorrebbe. What's Love Got To Do It, lei è Tina Turner, e a seguire anche Natasha Bedingfield con Unwritten, oggi compleanno di due belle donne della musica internazionale, quindi mi sembra giusto onorarli. E poi torniamo dopo di pubblicità, si avvicina il momento del news flash e poi scopriremo che cielo ci sarà in città in questo weekend. You must understand the
touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical.